Non si muore finché si è presenti nel cuore di chi ama. Non si muore soprattutto quando chi è andato via troppo presto è una dodicenne che appena 7 mesi fa è venuta a mancare improvvisamente a causa di una grave forma di leucemia. La sua morte sconvolse l'intera comunità vibonese che adesso ne vuole mantenere vivo il ricordo. L'emozione fu tantissima perché Gabriella Fusca se ne andò in appena 3 giorni lasciando la città attonita per una tragedia che ha segnato profondamente l'animo dei vibonesi. E sono in tanti che ne coltivano il ricordo, un ricordo che coniuga la malinconia con la fattività, coincidendo con iniziative che nel nome di Gabriella si contraddistinguono in maniera propositiva e solidale. Così è stato in questi giorni che coincidevano con il primo compleanno di Gabriella, festeggiato senza la sua presenza fisica, ma insieme a lei e per lei, celebrato con idee e progetti che lasciano il segno. È stato così per l'incontro organizzato nell'auditorium dello Spirito Santo, dove su iniziativa della Rotary Club si è suggellata una raccolta fondi in favore dell'associazione Peter Pan, fondata a Roma nel 1994, inizialmente rivolta all'assistenza presso il reparto di oncologia dell'ospedale Bambin Gesù, sia in termini di intrattenimento ludico dei bambini che di supporto morale e pratico alle famiglie. L'associazione si è attrezzata come centro di servizi, avendo realizzato strutture di accoglienza per le famiglie non residenti a Roma che vengono per curare i propri figli negli ospedali Bambin Gesù e Policlinico Umberto I. È stata una serata all'insegna dell'arte con l'esibizione della compagnia di teatro popolare, per poi passare nell'atrio di Palazzo Gagliardi con il concerto di due chitarristi allievi del Conservatorio Torre Franca, Enrico Damiano Vallone e Daniel Dramisino, che è culminato con il momento più significativo, allorquando la presidente del Rotary Club Sonia Lampasi, con a fianco i genitori di Gabriella, Stefania Orsida e Gabriele Fusca, presente il sindaco